Padre Luigi Giannini amava Serra, amava i Serrani, era il suo paese natio, amava il suo convento. Lo ricordo mentre camminava da solo nel giardino o lungo il viale antistante il convento e sgranava il rosario. Lui era uomo umile, semplice, ironico al punto giusto. Con i suoi compaesani era alla mano, come diciamo noi. Il sorriso non gli mancava mai, la battuta sempre pronta, il cuore sempre aperto. Lui abbracciava tutti, non faceva distinzioni di nessuno, anzi, si soffermava spesso con le persone a cui lui dava molti consigli utili e anche me ne ha dati tanti. È stato il fulcro del nostro amato convento e colonna portante della famiglia francescana, dai più piccoli ai più grandi. Un frate molto 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 preciso, molto molto corretto, molto una persona molto umile verso gli altri. Proprio perché era un predicatore, Padre Luigi ha girato molto l'Italia, è andato anche all'estero. In particolare quella dell'Eritrea che mi ricordo sempre, anche nelle ultime lettere che lui mi mandava qui a Milano, e mi diceva sempre: Carlo, aiuta il prossimo, perché il prossimo ha sempre bisogno di aiuto delle persone e di tante altre cose. Una domenica, a fine messa, Padre Luigi mi chiamò in sagrestia e mi disse: Yolanda, ti devi occupare tu, insieme a Giovanna, un'altra consorella dell'ordine francescano, del gruppo di Araldini, i piccoli della famiglia francescana. Al che io dissi: Padre Luigi, faremo il possibile. Dice: no, no, lavorate, lavorate, che otterremo i frutti. Il gruppo nacque ed era grande e bello, con grande gioia di tutta la famiglia e anche di Padre Luigi, che fece l'assistenza ai bambini. Ogni volta che ci incontravamo il sabato, questi bimbi erano ansiosi nell'attesa di vedere appare Luigi, che al suo arrivo entrava: Uè, gioventù! E tutti i bambini gli correvano incontro perché sapevano che quella frase comportava cioccolatini e caramelle che padre Luigi donava a tutti quanti a larghe mani. I suoi dolcetti agli araldini, i torroncini, qualunque cosa avesse nei periodi di festa, di festività, ce li portava. Ci chiamava sempre: Ehi gioventù! Quindi mi ricordo questa esclamazione, mi ricordo gli schiaffetti temutissimi sulle guance, che però erano molto affettuosi. Un ricordo piacevole di padre Luigi è l'attenzione che lui riservava ai più piccoli, gli araldini. Ad ogni incontro li attendeva davanti il convento per regalare cioccolatini e caramelle, preceduti sempre da un buffetto affettuoso o un pizzicotto sulla guancia. L'unica attenzione che lui richiedeva era quella di non avvicinarsi al suo amato roseto che si trova all'interno del convento. Nel giardino del convento, padre Luigi, amante della natura, ha voluto creare un roseto. Ancora oggi lo chiamiamo il viale di Padre Luigi. Perché? Perché ha fatto mettere tantissime rose di colori diversi, stupende, e lui ogni giorno andava a passeggiare e ci teneva a guardare e a tenerli d'occhio, fino a quando anche una rosa, una sola rosa, la prendeva e la portava all'altare della Madonna e la offriva alla Madonna. Lui era un creativo, un trascinatore, organizzava pellegrinaggi, creava eventi, ed era una persona molto spiritosa. Aveva sempre una barzelletta da raccontare o qualche aneddoto riferito a Padre Pio. Parlava sempre di Padre Pio come un frate che profumava. Aveva sempre un buon profumo, Padre Pio. Queste erano le sue parole. Padre Luigi lo ricorderò sempre, in ogni momento, ogni volta nelle mie preghiere, perché è stato un frate, anche se era molto, per me, un po' freddo, così, non dava tanta confidenza, però era molto preciso, molto lui, molto
puntellato nelle sue cose, molto bravo, molto, molto fraterno. È un ricordo particolare quando è venuta a mancare nostra madre nel 10 marzo del 2005. Lui era in ritiro a Manfredonia, appena seppe di questa nostra triste notizia che ci ha colpito, corse subito al capezzale di nostra madre, confortandoci, standoci vicini e non lasciandoci un secondo. Ci ha visto crescere come me e tanti altri miei amici, ci ha confessato tante volte. Il sacramento della riconciliazione per lui era un vero e proprio momento di gioia. Un giorno mi raccontò che la notte non era riuscito a dormire per niente, torturato da un brutto mal di denti, e che la mattina si era avviato verso Termoli senza soldi praticamente e senza sapere dove andare. E poi alla fine mi raccontò che era tornato da Termoli felice e guarito, perché il primo dentista che aveva trovato, sì, vi era salito, e il dentista, visto l'abito di frate, non gli aveva fatto pagare l'onorario. Credo che spicchi la semplicità al limite della ingenuità di padre Luigi, la sua ilarità e la sua fiducia nella provvidenza, che è un grosso messaggio evangelico. Tutti noi serrani lo ricordiamo per le sue omelie, per le sue prediche, belle vivaci, belle sanguigne, schiette, con un tono di voce alto. Ha iniziato a mettere in ordine tutte le preghiere, le novene, e le ha raccolte in questo piccolo libricino che vediamo, che custodiamo tutti gelosamente, seconda raccolta di preghiere che noi tutti consideriamo un po' la sua eredità, che è un po' più corposa della prima edizione e che contiene anche i canti francescani. Era il periodo della Quaresima, mi misi a suonare e a cantare in silenzio una canzone, un canto quaresimale. Lui si sedette di fianco a me, aspettò che finisse il canto e alla fine mi disse, mi guardò negli occhi e mi disse: sai che mi hai emozionato? E aveva sinceramente gli occhi lucidi. E quella cosa penso che mi rimarrà sempre nel cuore. Tutti i serrani, quando sapevano che era padre Luigi il predicatore, si spronavano l'un l'altro per andare alla celebrazione eucaristica, perché ci stava Ciannilli a predicare, c'era Ciannilli a predicare, e questa frase dava il valore al predicatore, il peso. Tante volte l'altare di questa chiesa l'ha visto presiedere la Santa Messa. Padre Luigi era affezionato al popolo chiotino, come il popolo chiotino era affezionato a Padre Luigi, ma soprattutto il popolo chiotino è devoto alla Madonna delle Grazie del convento di Serra Capriola. Noi siamo stati salvati dall'invasione turca per intercessione della Madonna delle Grazie. E questo evento, padre Luigi ogni anno, il 2 di luglio, ce lo raccontava e ci teneva a precisare che noi eravamo fortunati perché la Mamma Celeste ci ha salvato dall'invasione turca. Il giardino del convento ha rivalutato il pozzo della Madonna, l'acqua della Madonna. Era una leggenda antica, però padre Luigi ce l'ha riportata e ce l'ha fatto amare. Ci narrava che quel pozzo serviva alle donne che non potevano avere il latte, non potevano nutrire i loro figli. Andavano in convento, volevano bere un po' dell'acqua della Madonna e queste donne avevano la grazia di dare di allattare i loro bambini. Era la preparazione della festa della Madonna delle Grazie, che lui ci teneva molto, e siamo andati a fare la rala questo, a bere i negozi. Una signora gli ha chiesto: padre, ho fame. E lui giustamente dice: signora, io ho poco da poterli dare, però questo poco che io posso dargli spero che gli faccia capire la mia vicinanza a lei. Gli posso dare qualcosa da mangiare, dei vestiti per il suo bambino, e se vuole
cerchiamo anche di potergli dare una mano. E lì sono rimasto molto colpito, sono stato qualche minuto fermo e nella mia mente dicevo, ma come è generoso padre Luigi. Lui sapeva suonare la tastiera, sapeva suonare la fisarmonica e anche in questi strumenti, anche mentre suonava, ci metteva il pathos, come lo metteva in tutto. Padre Luigi è stato una persona, un frate molto 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 preciso, molto molto corretto, molto una persona molto umile verso gli altri. Ora manca a noi, come ci manca pure padre Cipriano De Meo. Padre Luigi farà parte sempre di noi, serrani. Grazie, padre Luigi.